Uè ragazzi e bentornati! Oggi vedremo insieme gli aggiornamenti nascosti, bug che comunque non sono molto alla vista e tutto ciò che c'è di nuovo in questa settimana. Ovviamente vi starete chiedendo come mai faccio questo video ora, nonostante comunque ho già fatto il rapporto di stato casa base dove vado a elencare più o meno tutte le novità. Beh, in questo video vedremo appunto quelle novità che non sono elencate nel rapporto di stato di casa base. Principalmente comunque andrò a pescare novità di questa settimana, però prenderò anche qualche piccolo aggiornamento nascosto delle precedenti settimane. Quindi mettetevi comodi e gustatevi il video. La prima funzione che è passata sicuramente inosservata a molti di voi è il riciclo oppure il ritiro automatico. Nelle impostazioni precisamente nella sezione gioco, in fondo troverete questo semplice menu, dove potrete contrassegnare tutte le rarità che appunto verranno riciclate automaticamente quando spacchetterete i rama. Molto semplice come funzione, andiamo a vedere il suo funzionamento, in questo caso comunque io lo lascio su comune, però vi faccio vedere un attimo che lo mettiamo su non comune. Applico, apro un totale di 5 mini lama. Ecco, come vedete, non appena avrete spacchettato tutti i lama, il riciclo sarà completamente automatico. In questo caso l'abbiamo comunque impostato su non comune, quindi tutti gli oggetti al di sotto del non comune verranno riciclati, come vedete. Applico fine, mi fa vedere l'ultima schermata comunque di conferma per darmi modo di confermare se magari c'è qualcosa qua che mi interessa oppure no. Io faccio conferma, ed ecco qua. Lo proviamo anche con un lama plus gold, così... Ecco, vedete, in questo caso ci lascia le cose di rarità rara, ovviamente da raro in su, quindi epico e leggendario, mentre le cose di rarità non comune e quindi comune verranno riciclate. Faccio così, seleziono, conferma. Ecco, un altro particolare degno di nota è il design che hanno assunto le mappe dopo questo ultimo aggiornamento. Prima il fondo era semplicemente spazio vuoto, un viola più o meno persistente. Ora, come vedete, addirittura ci sono paesaggi, quali alberi, foreste, addirittura un lago intorno e la foresta pure da quest'altra parte. Non so se si vede ben chiaramente. Purtroppo non è possibile spaccare questi alberi qua, diciamo, sotto alla mappa. Sarebbe stato figo, poterci andare. Ma chissà, magari potrebbe essere un aggiornamento futuro. Chi lo sa, potrebbe tornare utile un domani che decideranno di sviluppare l'open world. Addirittura da sotto possiamo continuare a guardare l'orizzonte e vedere addirittura in prospettiva tanti altri alberi. Ecco spiegato il problema degli FPS. Ora viene la parte più interessante. Attenzione, non si sa ancora se questo sia un bug oppure se sia un miglioramento che la Epic voglia davvero tenere. Innanzitutto perché, ve lo spiego dal principio, esisteva un bug, diciamo è sempre esistito su Salva al Mondo, un bug dove è possibile sfruttare l'ultima perk delle armi su altre armi. In pratica in cosa consisteva? Avevo fatto tempo fa un video in cui lo spiegavo molto molto bene, ma in poche parole cosa succedeva? Se sparavo un colpo con un'arma che ipoteticamente ci metteva un po' a percorrere, diciamo, la distanza per arrivare allo zombie, quali per esempio magari un lanciarazzi, no? E nel frattempo che il colpo arrivava agli zombie, nel frattempo switchavo l'arma, riuscivo a estrapolare l'ultima perk dell'arma che appunto tenevo in mano sul colpo del lanciarazzi, no? Faccio un esempio, lancio un colpo di lanciapalle di neve, tiro fuori lo scavafosse, così al posto che rallentare gli zombie, infliggerò il tormento di tipo fuoco, pur avendo utilizzato il colpo del lanciapalle di neve, no? Più o meno il bug consisteva in questo. Ecco, cosa è successo in questa patch? Secondo me la Epic ha provato a patchare questa cosa, ottenendo un risultato veramente inaspettato, ma veramente utile se andiamo a guardarlo nel dettaglio. Allora, cosa è successo? In pratica, adesso il tormento è veramente OP. Ci sono dei ma e dei grossissimi ma.
Allora, innanzitutto, quando voi utilizzerete un'arma, sparate agli zombie e affliggerete il tormento, dovrete ottenere un totale di 6 ticchetti, diciamo, di tormento, no? Quindi 6 volte lo zombie prende danno appunto dal tormento. In questo caso i 6 tick di tormento restano 6 se noi andiamo a switchare l'arma. Cioè se io sparo un colpo con lo scavafosse e poi tiro fuori, che ne so, il piccone, a quel punto il tormento è originale, possiamo dire. Se noi non switchiamo l'arma, non switchiamo il piccone, teniamo semplicemente in mano l'arma con cui abbiamo afflitto, che ne so, il tormento allo smasher. Per esempio, io faccio un esempio con lo scavafosse, ma potete utilizzare tantissime altre armi. Faccio un esempio più grande, il piccolo aiutante di Babbo Natale è so al tormento e colpisce tanti zombie, ma questo ci arriverete tra poco. In pratica cosa succede? Se non switcho lo scavafosse, quindi sparo un colpo con lo scavafosse, posso uccidere uno smasher semplicemente col tormento, a patto che io tenga in mano appunto l'arma, lo scavafosse. O meglio, ci sono delle variabili, voi potete cambiare le armi, basta che entro la fine del tormento originale, quindi 6 ticchetti, rimettete in mano lo scavafosse originale, diciamo. In quel caso il tormento continuerà a funzionare. Allora, ci tengo a farvi vedere questo particolare perché? Perché secondo me è un cambiamento degno di nota sul tormento. Innanzitutto il tormento sì, magari su certe armi è molto più utile rispetto ad altre, però in sostanza rispetto a molte altre perk passa un po' in secondo piano. Questo potrebbe essere veramente il cambiamento che cambia ancora una volta il meta di tutto il gioco. Perché se ipoteticamente durante una missione a me basta colpire uno zombie una sola volta, dopodiché lasciarlo morire da solo, possiamo dire, beh è un bel cambiamento, considerevole si può dire, no? C'è anche da considerare il fatto che con Farra riuscirete a usufruire di questa perk del tormento su tantissimi zombie, perché appunto utilizzando un arco tipo quello esplosivo che comunque ha l'ultima perk di tormento e con Farra riusciremo a colpirne diciamo molto più di uno, beh triggererete il tormento e addirittura lo zombie che subirà il colpo preciso continuerà a applicare tormento anche agli zombie circostanti. Boh, qualcosa di strano comunque. Purtroppo comunque sono alquanto convinto che sia semplicemente un bug, per il fatto che se no il ninja ibrido passa veramente in secondo piano, diventa praticamente inutile, incrementa la durata del tormento del 34%, così non ha più senso, no? O a meno che la Epic abbia in mente di aggiornare anche le abilità di questo eroe. Sappiamo che la Epic piace cambiare molto spesso. Per ora il mio consiglio è usufruitene sulle armi che hanno il tormento impostato di fisso. Poi raga, come ben saprete, i dungeon oggi sono stati finalmente rimessi. Con l'inserimento dei dungeon, ovviamente anche 2000 incarichi, in questo modo riuscirete a farmare un sacco di biglietti. Perché purtroppo i biglietti non sono stati convertiti questa volta. Semplicemente i biglietti che avevate prima sono stati trasformati direttamente in lama. Però attenzione che nei lama pirata è possibile ottenere un eroe pirata o un'arma ad avancarica di livello epico o superiore per un periodo limitato. Quindi abbiamo sia gli eroi pirati e sia le armi ad avancarica. Quindi schioppo, vendetta di Jack. E in più nei lama raggi X è possibile ottenere oggi, per la giornata di oggi ovviamente non si sa mai, magari domani li tolgono, è possibile acquistare per 300 V-Buck 5 lama fantascientifici. Come vedete queste sono le armi fantascientifiche. Un'altra piccola cosa interessante, questo ovviamente non è un segreto, anzi potevamo benissimo arrivarci da soli, quando la Epic ha pubblicato il rapporto di stato di casa base, facendoci sapere che 4 archi sono stati aggiunti ai lama di base del gioco, quindi è possibile trovarli sia sotto forma di progetto nei lama, ovviamente, ma anche come armi ricompensa dalle varie storm chest, piuttosto che obiettivi in giro per la mappa. Potete riconoscere che questa è una ricompensa storm chest semplicemente perché al suo livello non possiede perk, e ovviamente il progetto è possibile ottenerlo anche come ricompensa, che ne so, dai mini boss epici, piuttosto che con una ricompensa random in base agli incarichi che possedete, eccetera eccetera. Un'altra funzione che è stata aggiunta e che è passata molto ma molto inosservata sono gli indicatori della minimappa. Questo settaggio cosa ci consente di fare? In pochissime parole, nulla di particolare. Praticamente, come vedete nella minimappa in alto a destra oppure anche ingrandendola, semplicemente non vedrete il pallino bianco laddove si trovano specifici oggetti, in questo caso al di sotto della rarità raro. Come vedete lo spago montano sulla sinistra e l'ossidata rispettivamente non vengono mostrati rispetto al raggio solare, le efficienti e una pistola.
Come ultima novità in questo video vi voglio mostrare questa piccola chicca. Nei vostri scudi antitempesta, una volta che avrete raggiunto la difesa massima, perciò la difesa numero 10, mi tocca dirvi che comunque capiterà in maniera del tutto randomica, quindi non vi capiterà sempre e semplicemente in questo momento non capiterà a tutti perché mi sa che è ancora in fase di sperimentazione. Però molti player stanno iniziando ad avere la loro casa base rigenerata. Per rigenerata cosa intendiamo? Intendiamo proprio la natura di base che si rigenera, quindi alberi, cespugli, funghi, funghetti, eccetera eccetera. Ci fanno anche sapere che ciò ha influito molto sul caricamento del gioco. Si carica in più tempo? No, abbiamo sbagliato, questa volta si carica in meno tempo. Quindi si vede che per il gioco di Salva al Mondo caricare la mappa base, quindi con anche la natura, è molto più semplice rispetto a caricare la mappa con la natura spaccata, no? Forse come la modalità creativa le mappe sono già preimpostate con la natura, però questo poi non mi dilungo oltre, lo vedremo noi stessi. Comunque, dopo un tot di volte che si esce, si rientra, si effettuano wargames, eccetera eccetera, la vostra casa base dovrebbe appunto rigenerare la propria natura. Allo stesso tempo quindi potrete benissimo farmarla e aspettare che vi si rigeneri un'altra volta. Per ora purtroppo a me non è stato possibile rigenerarla, ho provato a fare wargames, ho provato a uscire e rientrare, ho provato un po' a far di tutto, purtroppo ancora nulla. Per questo ci tengo molto a sapere anche a voi se è successo oppure no. Io per oggi vi ringrazio di aver guardato questo video, mi raccomando lasciate solo un bel pollicione in su per supportare questa idea. Diciamo che è un video totalmente diverso dal rapporto di stato di casa base, però il principio più o meno è sempre quello. Ecco, niente, spero che vi sia piaciuto, noi ci vediamo col prossimo episodio. Bella bella! I wish to stop.